rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Questo esercizio è una pratica base che vi porterà a controllare ogni parte del vostro corpo, a rilassarla, a stare bene con voi stessi e con l'ambiente circostante. Con una parola posso dirvi: demeccanistificatevi. Lasciate ogni lato critico, ogni dubbio. Rilassatevi. Vi sdraiate a letto. Zeppe, cuscini, tutto quello che serve per favorire questo rilassamento, usatelo. Una volta sdraiati e trovata la posizione giusta, dovete rimanere immobili per tutta la durata dell'esercizio. Questo esercizio vi porterà non solo a rilassare ogni singola parte del vostro corpo, ma anche a liberare la mente da pensieri, da stress nella vita quotidiana e da tutto il resto. È come fare un viaggio, un bel viaggio che vi porterà a stare meglio. Con la pratica, anche se all'inizio avrete delle difficoltà, riuscirete sempre di più a controllare il vostro corpo e a rilassarlo nel minor tempo possibile. Quindi non preoccupatevi se all'inizio impiegate molto tempo oppure se un giorno siete un po' più nervosi degli altri giorni. Non ha importanza. L'importante è allenarsi. Ci si può allenare al rilassamento, ci si può allenare a essere felici. Con l'allenamento la mente agisce di conseguenza e si riesce a allontanare lo stress e a stare bene con se stessi. E quando si sta bene con se stessi, si sta bene anche con gli altri. Adesso iniziamo con l'esercizio. Una volta trovata la posizione giusta, ripetete, pensate mentalmente, senza ripetere: il mio corpo è pesante. Pensate, il mio corpo è pesante. Immaginate che il vostro corpo, che sta sdraiato, è realmente pesante. Provate ad alzare la mano destra e non ci riuscite, è pesante, non ce la fate. E lasciate andare perché non ce la fate alzare il braccio, alzare la mano. E questo lasciare andare vi rilassa, vi fa sprofondare nel rilassamento più totale. Poi passate al braccio e provate ad alzarlo, è sempre più pesante, provate ad alzarlo, non ci riuscite e lasciate andare. Poi passate al gomito, sempre destro, non ci riuscite e lasciate andare. Dopodiché passate al resto del braccio, finché non fate tutto il braccio, provate a sollevarlo, non ci riuscite, è sempre più pesante e lasciate andare. Dopodiché passate al braccio sinistro, alla mano. La mano sinistra è sempre più pesante. Cercate di alzarla, non ci riuscite. Sprofonda nel materasso. Il braccio, provate ad alzarlo, non ci riuscite. Sprofonda nel materasso. Il gomito, provate ad alzarlo, non ci riuscite. Sprofonda nel materasso. Tutto il braccio, provate ad alzarlo. Non ci riuscite,
e sentite piano piano che le vostre braccia è come se non ci fossero più, perché la pesantezza crea rilassamento. Passate la spalla destra, è sempre pesante, non riuscite a spostarla, non riuscite a muoverla, si rilassa. Passate la spalla sinistra, è pesante, non riuscite a muoverla, si rilassa. Passate sotto le ascelle, l'ascella sinistra, è pesante, si rilassa. Passate la costola sinistra, è pesante, si rilassa. Passate al fianco sinistro, tutto il fianco sinistro, è pesante, si rilassa. Passate al fianco destro, è pesante, si rilassa. Passate alla costola destra, è pesante, si rilassa. Passate all'ascella destra, è pesante, si rilassa. Passate al petto, la parte sinistra del petto, tutta la parte sinistra del petto. È sempre più pesante, pesante, non riuscite a muoverlo, si rilassa. La parte destra del petto è pesante, non riuscite a muoverlo, si rilassa. La bocca dello stomaco è pesante, non riuscite a muoverla, si rilassa. Tutto lo stomaco, la superficie dell'addome è pesante, si rilassa. La parte bassa dell'addome, linguine e tutto il resto è pesante. Si rilassa. Le natiche sono pesanti, pesanti, si rilassa. I reni sono pesanti, sono pesanti, sono pesanti, si rilassa. La schiena, le vertebre dorsali e le vertebre lombari sono pesanti, sono pesanti, sono pesanti, si rilassa. Tutta la schiena è pesante, cercate di alzarvi, non ci riuscite, perché è sempre più pesante, si rilassa. Le gambe, le cosce sono pesanti, la coscia sinistra è pesante, pesante, sempre più pesante, non riuscite a muoverla, si rilassa. Il ginocchio sinistro è pesante, è pesante, è pesante, non riuscite a muoverlo. Si rilassa. Il polpaccio sinistro, la gamba sinistra, è pesante, è pesante, è pesante. Non riuscite a muoverla, si rilassa. Tutto il piede sinistro, comprese le dita, sono pesanti, non riuscite a muoverla. Si rilassa. La coscia destra è pesante, è pesante, è pesante. Non riuscite a muoverla. Si rilassa. Il ginocchio destro è pesante, è pesante, è pesante. Non riuscite a muoverlo, si rilassa. Il polpaccio destro, la gamba destra, è pesante, non riuscite a muoverla, si rilassa. Il piede destro, tutto il piede destro, compresa le dita, sono pesanti, sono pesanti, sono pesanti, si rilassa. Tutto il corpo è pesante. È pesante, è pesante, si rilassa. Non riuscite a sollevare nessuna parte del corpo, sprofonda nel materasso. Fate uno sforzo immane, ma non riuscite a alzarvi, non riuscite a muovervi. La pesantezza è il vostro corpo pesa tonnellate e non riuscite a smuovere. E questo vi fa sprofondare, vi dà un senso di rilassamento totale. Il vostro corpo adesso è caldo. Immaginate ogni singola area che si riscalda. Le spalle sono calde, sono calde, sono calde, sempre più calde. Il petto è caldo, è caldo, è caldo. Immaginate come
un sole infuocato che vi riscalda le parti, il petto è infuocato, la bocca dello sterno è infuocata, il corpo è caldo, l'addome è caldo, è infuocato, l'inguine è caldo, è infuocato, il perineo è caldo, è sempre più caldo, è infuocato, le natiche sono calde, sono infuocate, i reni sono caldi, sono caldi, sono caldi, sono infuocati, i dorsali, i muscoli dorsali sono caldi, sono caldi, sono caldi, sono infuocati, il sole penetra anche nella scella sinistra, nella scella destra, si riscalda, nel costato sinistro, nel costato destro, si riscalda, nel fianco sinistro, nel fianco destro, si riscalda, nelle coscia sinistra, nella coscia destra, si riscalda, polpaccio sinistro, polpaccio destro, si riscalda, nel ginocchio sinistro, nel ginocchio destro, si riscalda, nel piede sinistro, nel piede destro, si riscalda, la gola, la fronte, gli occhi, la bocca, le guance, tutta la schiena, tutta la testa, tutto il corpo è caldo, sempre più caldo. È come esposto in una sauna, è come esposto a un forte sole, è tutto caldo, sentite caldo. Pensate, il mio corpo è caldo, senza farvi domande. Lanciate il messaggio, il corpo eseguirà, magari non oggi, ci vorranno giorni, settimane, mesi, ma alla fine il corpo vi darà ascolto, perché la mente non distingue da ciò che è vero e ciò che non lo è. La mente manda l'input, manda il messaggio, il corpo lo esegue. Il mio corpo è caldo. Il mio corpo è caldo. Ora ascoltate il vostro cuore. Il mio cuore batte forte. Date questo segnale. Il mio cuore batte forte. Il mio cuore batte forte. Piano piano sentirete il cuore battere all'interno del vostro petto. Lo sentirete. All'inizio, se non riuscite a sentirlo, provate a immaginare i battiti. Provate a immaginare i battiti. Non sarà oggi, ma sarà domani. Un giorno riuscirete a sentire il vostro cuore battere nel petto. Un trucchetto per sentirlo è inspirare, espirare e dimenticarsi di inspirare. Se vi concentrate in quell'istante, ascoltate il cuore battere. Cercate di mantenere questa percezione. Inspirate, espirate, vi dimenticate per un momento di inspirare di nuovo e se vi concentrate sentirete il cuore battere. Il mio cuore batte forte. Ripetete questo a voi. Il mio cuore batte forte. Il mio cuore batte forte. Dopodiché spostatevi sull'addome. Sotto l'ombelico, circa 2-3 cm sotto l'ombelico, si trova il centro della vita. La base del Qi, quello che tutte le tradizioni, questo punto focale dell'essere umano, dell'energia vitale dell'essere umano, si chiama Tan Tien. Immaginate un punto 3 cm sotto l'ombelico e concentratevi su quel punto, portate l'attenzione su quel punto. Piano piano questo vi porterà un senso di gioia, un senso di pace, non oggi, non domani, ma con il tempo ve lo porterà. E pensate Tan Tien, Tan Tien, Tan Tien, Tan Tien, Tan Tien, Tan Tien. Lasciate andare, mandate il messaggio e concentratevi su quel punto, 2-3 cm sotto l'ombelico, e ripetete Tan Tien. Con il tempo raggiungerete un certo grado di felicità, un senso di piacere, di pace interiore che vi parte dall'addome, che è il simbolo della vita, per tutti gli orientali è il fulcro, il centro dell'energia vitale dell'essere umano.
Dopodiché passiamo al volto. Ma prima di passare al volto, concentratevi sulla respirazione che entra e che esce, che entra e che esce dalle narici. E pensate: il mio respiro è calmo e spontaneo, la mia respirazione è calma e spontanea. Pensate: la mia respirazione è calma e spontanea. Datevi tutto il tempo possibile, datevi il tempo che vi serve e concentratevi sul respiro che entra e che esce dalle narici, che entra e che esce. Ogni ispirazione e ogni espirazione porta via dello stress. Inspirate le cose negative della giornata, lo stress. Espirate, le buttate via. Questo provoca rilassamento. E concentratevi sempre di più. La mia respirazione è calma e spontanea. La respirazione piano piano diventa sempre più calma e spontanea. La mia respirazione è calma e spontanea. Pensate solo questo e concentratevi sul respiro che entra e che esce. Concentratevi sul respiro che entra e che esce. Quando prendetevi tutto il tempo che volete, quando sarete arrivati al punto che siete totalmente rilassati, che il respiro è rilassato, passiamo a quelle ultime zone del viso che sono un po' più difficili da rilassare, che prendono delle somatizzazioni in base allo stress quotidiano. La mia testa è rilassata. Cercate di rilassare la testa. Cercate di rilassare la testa. Dopo cercate di rilassare la fronte. Cercate di rilassare la fronte. Cercate di rilassare la tempia sinistra. Rilassate la tempia sinistra. Rilassate la tempia sinistra. Questo vi dà un senso di tranquillità, quasi di stordimento. Rilassate la tempia destra. Rilassate la tempia destra. Rilassate la tempia destra. Rilassate gli angoli delle guance, le guance, la guancia sinistra, la guancia destra, la base laterale del mento a sinistra, la base laterale del mento a destra. Rilassate l'orecchio sinistro, rilassate l'orecchio destro, rilassate dietro la nuca, rilassate sotto al mento, rilassate l'occhio sinistro, anche gli zigomi, i lati dell'occhio, dove spesso si formano dei raggrinzamenti della pelle. Rilassate, rilassate l'occhio destro, rilassate l'occhio destro, rilassate il naso, rilassate il naso, rilassate i lati del naso, a sinistra e a destra, rilassate la bocca, rilassate la bocca, rilassate il mento, rilassate il mento, rilassate dentro la bocca, rilassate dentro la gola, dentro la gola, in profondità, là dove si produce il suono, rilassate, rilassate. Immaginate, il mio volto è disteso, il mio volto è disteso. Piano piano rilasserete tutto il corpo. Dopo aver fatto tutto questo percorso, pensate, il mio corpo è completamente rilassato. Tutto il corpo è completamente rilassato. Forse siete arrivati a uno stato tra l'alfa e il beta, uno stato tra il sonno e la veglia. Uno stato intermedio, uno stato di rilassamento totale. Siete, è come se galleggiasse nello spazio. Siete totalmente rilassati, sdraiati a letto, immobili. Avete fatto un viaggio, un percorso. Siete rilassati, totalmente rilassati. Il mio corpo è rilassato. Tutti i passaggi che avete fatto sono serviti a rilassare il vostro corpo. Questo è l'esercizio completo. Allenatevi tutte le volte che potete.
vi sdraiate a letto, cercate la comodità e fate tutti i passaggi che vi ho detto. I passaggi sono: prima mandate un ordine, demeccanistificatevi, togliete ogni meccanica al corpo, lasciate andare, date fiducia al corpo. Dopodiché, il mio corpo è pesante, e rendere pesante ogni singola area del corpo. Dopodiché, il mio corpo è caldo, e rendete calda ogni singola area del corpo finché non è tutto caldo. Dopodiché, andando avanti, dite: il mio cuore batte forte, fin quando non sentite il cuore battere. Dopodiché pensate: tanti è, e vi arriverà una certa gioia, si trova 3 cm sotto l'ombelico. Dopodiché l'altra fase è: la mia respirazione è calma e spontanea, e vi concentrate sul respiro, e questo toglie tutte le tensioni. Dopodiché il mio volto è disteso, dopodiché il mio corpo è disteso. Tutti questi passaggi porteranno a un rilassamento totale della mente e del corpo. Al termine di questo esercizio avete fatto un viaggio di rilassamento che vi avrà totalmente tolto il carico e il peso e lo stress della giornata, vi avrà liberato la mente, vi avrà fatto stare meglio. Se avevate dei dolori alle ossa o alla schiena, state meglio. Questo, anche se è un esercizio di base, è un esercizio completo che prende nella sua meccanica tutto il corpo, tende a rilassare totalmente mente e corpo. Consiglio a tutti di continuare a praticare, e già dai primi giorni vedrete degli enormi benefici. Adesso che ho terminato di parlarvi del rilassamento di base, una tecnica, un esercizio fondamentale per liberarsi dallo stress, migliorare la salute, stare meglio in salute, perché una mente libera è una mente che somatizza di meno. Un corpo leggero, sereno, sta meglio, e tutto il contesto dà felicità, perché noi possiamo allenarci a essere felici. Consiglio a tutti di praticare tutte le sere prima di andare a dormire questo esercizio, che vi allontanerà anche gli incubi, vi farà fare dei bei sogni, e vedrete che allenandovi frequentemente la mattina dopo vi sveglierete freschi e riposati. Vi saluto a tutti, un abbraccio a tutti gli amici di Montefeltro TV, da Giorgio Iachella. Un abbraccio.